Anelli sugli accessi a medicina, contrari all'abolizione del numero programmato. Farmacie dei servizi, protesta il sindacato polispecialistico dei medici e delle strutture accreditate. Sostegno alla genitorialità, le proposte dell'Osservatorio Giovani Professionisti della FNOMCEO. È stato il primo voto favorevole da parte del Comitato Ristretto della Commissione Cultura del Senato alla delega al Governo per rivedere le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina a rilanciare il confronto tra chi chiede l'abolizione tout court del numero chiuso e chi invece sostiene con convinzione la validità del numero programmato. Tra questi, in prima linea, la FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con in testa il presidente Filippo Anelli. È lui a ribadire con forza la netta contrarietà all'abolizione del numero programmato a medicina, che porterebbe tra qualche anno alla cosiddetta pletora di medici, col rischio di creare tanti nuovi professionisti disoccupati. Da ciò l'apprezzamento per l'intenzione del legislatore di correlare il numero degli studenti al fabbisogno di professionisti e al numero delle borse di specializzazione disponibili. Restano però le perplessità della FNOMCEO sulle modalità di attuazione della nuova procedura per la selezione dei candidati, mentre Anelli rilancia la proposta dei licei a curvatura biomedica già sperimentati in accordo col Ministero dell'Istruzione. Abbiamo apprezzato nel provvedimento l'attenzione alla programmazione correlata al fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e delle borse di specializzazione disponibili. Abbiamo perplessità invece sul semestre formativo. Proponiamo di anticipare la preparazione durante il quinto anno delle scuole superiori attraverso corsi gratuiti su materie specifiche a cura dell'università. Con l'entrata in vigore dal 1 maggio del protocollo d'intesa tra la Sanità regionale piemontese, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte, si riapre il confronto sulle disposizioni che consentono a tutti i residenti affetti da patologie di medio e alto livello di accedere gratuitamente agli esami di holter pressorio, holter cardiaco e elettrocardiogramma direttamente presso le farmacie aderenti. A scendere in campo ora è il sindacato polispecialistico medici e strutture accreditate, che segnala la evidente disparità di trattamento tra i cittadini che si rivolgono alle farmacie e quelli che continueranno a recarsi presso il proprio specialista di fiducia. Infatti, chi si recherà dai medici cardiologi per eseguire queste prestazioni, se non esente, dovrà pagare un ticket, mentre chi andrà in farmacia sarà comunque esentato. Inoltre si sottolinea che le farmacie da dispensatori del farmaco vengono trasformate anche in erogatori di prestazioni specialistiche e questo in assenza di una ricetta medica, ossia senza la preventiva valutazione o visita di un medico. Tutto ciò sostiene il segretario del sindacato SBV, sindacato Branca e Visita, Salvatore Gibiino, mentre il ministro della Salute, Orazio Schillaci, insiste sulla necessità di rispettare il criterio dell'appropriatezza nella prescrizione di esami diagnostici per non appesantire le liste d'attesa con accertamenti non necessari. Desidero innanzitutto togliere un dubbio che si sta creando in questo periodo, cioè quando si parla di specialistica pubblica e specialistica privata. Noi rappresentiamo, io rappresento gli specialisti accreditati esterni che molto spesso e anche erroneamente vengono considerati privato, mentre noi siamo pubblico e gestione privata perché siamo quelle strutture, 5.300 strutture sul territorio nazionale rispetto alle 3.300 di quelle pubbliche che eroghiamo prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Per cui quando spesso alla televisione si sente dire, si ricorre al privato, che sia ben chiaro, non siamo noi quelli a cui le persone, i malati, i pazienti ricorrono al privato, noi siamo pubblico e gestione privata. Detto questo, ci ha destato molto, molto, diciamo, stupore quest'ultimo accordo che è nato nella regione Piemonte, dove le farmacie possono fare gli ECG, gli holter,
pressori elettrocardiografici a nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Fino a prova contraria, questi sono esami di alta complessità cardiologica ed è strano che un farmacista, c'è scritto nella delibera che noi abbiamo letto nella Regione Piemonte, che è il farmacista che decide quando e come fare un elettrocardiogramma o un Holter ECG o un Holter pressorio. Addirittura l'accordo dice che ne possono fare ben 3 ad ogni paziente l'anno, e questo va contro le linee guida che invece dicono che per i pazienti ci sono delle linee guida ben precise che dicono che queste prestazioni devono essere fatte se non ci sono malattie che intercorrono successivamente ogni 2 anni. Quindi c'è anche un danno erariale verso lo Stato, perché se tu autorizzi la farmacia a fare 3 elettrocardiogrammi e 3 oltre l'anno, quando le linee guida dicono che se ne fanno ogni 2 anni, a carico del Sistema Sanitario Nazionale, è ovvio che si crea un danno, anche un danno erariale. E la cosa che a noi ci ha dato sempre molto stupore è il fatto che sono i farmacisti che decidono, farmacista a questo punto è nata una nuova specializzazione, il farmacista medico, che decide quando e cosa fare al paziente. E soprattutto ci ha dato sempre molto stupore che queste persone, questi pazienti che si recano dal farmacista, sono i malati con patologia grave. Cosa che è inconcepibile che un malato, un cardiopatico serio, un valvulopatico serio, un paziente con un'aritmia seria si rivolga al farmacista per fare un Holter. E poi la terapia, chi gliela scrive? Punto interrogativo. Quindi non facciamo altro che aggravare lo Stato di una spesa in più, quando poi il farmacista dirà: ah, lei ha un'aritmia, vada dal cardiologo a farsi curare, tanto vale andare direttamente dal cardiologo. Ma tutto questo nasce, secondo noi, da un errore di base che fu fatto con la 502 della Bindi, quando tolse agli specialisti accreditati esterni il titolo di presidi sanitari, dandolo poi con successive leggi solo alle farmacie, ai veterinari, alle strutture infermieristiche. Quindi c'è questa grave mancanza legislativa, secondo noi, nella normativa nazionale, che praticamente ci ha tolto il titolo di presidio sanitario, dandolo, per carità, di diritto, noi non contestiamo questo, alle farmacie, ma togliendolo a noi, mentre i veri presidi sanitari sul territorio, ma su questo non ci sono dubbi, sono i medici specialisti, e i medici ovviamente di famiglia e tutta la classe medica. Noi chiediamo al Governo nazionale, dato che è in procinto l'emanazione del decreto concorrenza, di inserire e riconoscere agli specialisti accreditati esterni il titolo di presidi sanitari al pari delle farmacie e di tutte le altre strutture sanitarie. Del resto, se non siamo noi presidi sanitari, non vedo come possano non esserlo gli altri o esserlo gli altri. Di fronte alla crisi demografica che investe in particolar modo l'Italia, anche la FNOMCEO si mobilita per proporre forme di sostegno concreto alle nuove famiglie di medici. L'iniziativa parte dall'Osservatorio Giovani Professionisti della Federazione, che sta mettendo a punto una serie di proposte per incentivare la natalità con misure che aiutino le nuove coppie a conciliare nel modo migliore l'impegno professionale con le incombenze della genitorialità. Diverse le indicazioni e le soluzioni sul tappeto, dal congedo di paternità al contributo di sostegno alla maternità assistita fino a un bonus per i figli in età prescolastica, senza dimenticare forme di aiuto ai giovani medici chiamati a prestare assistenza ai genitori anziani in caso di malattia o di invalidità. Misure che, spiega Concetta D'Ambrosio, componente dell'Osservatorio Giovani Professionisti FNOMCEO, dovrebbero andare ad integrare quelle di carattere economico e previdenziale già erogate ai professionisti iscritti dall'ENPAM e dall'INPS.
Nell'ambito di quelli che erano gli argomenti che si era proposto la commissione post formazione, vi era anche il tema della genitorialità. Oggi è un tema molto sentito dai nostri colleghi, la società cambia, le esigenze delle famiglie cambiano, cambiano proprio strutturalmente le famiglie, e quindi ci sembrava doveroso, insomma, accendere un riflettore su quelle che possono essere eventuali integrazioni all'assistenza ai neopapà e alle neomamme. EMPAM già fornisce una base, diciamo, di assistenza per quanto riguarda l'ambito genitoriale, così come fa l'INPS per i nostri colleghi che sono dipendenti del sistema sanitario nazionale, però ci sembrava, appunto, ecco, doveroso dover integrare alcuni elementi importanti. Uno di questi, ad esempio, era la proposta che abbiamo portato sul tavolo e che speriamo di poter discutere anche con i colleghi del nostro, dell'osservatorio omonimo, cioè l'osservatorio Giovovisti EMPAM, riguardo il congedo di paternità. È un tema molto sentito dai nostri colleghi uomini. Ovviamente è importantissimo vivere in famiglia quelli che sono i primi giorni, i primissimi giorni di ingresso del nascituro, e quindi ci sembrava doveroso introdurre e accendere i riflettori su questa, su questo tipo di assistenza. L'altro tema che abbiamo trattato è l'eventuale aiuto, il sussidio che si dovrebbe dare in caso di utilizzo di tecniche di maternità assistita. Oggi sappiamo dai dati che è una scelta, purtroppo, che molte neofamiglie devono affrontare. Ci sono degli indici di sterilità nel nostro paese importanti, e quindi ci sembrava anche in questo caso doveroso dare, come dire, un aiuto in quelli che possono essere, in quello che può essere un percorso che molto spesso non è proprio lineare, anzi a volte può essere anche abbastanza tortuoso. Abbiamo pensato anche di introdurre un bonus per quello che può essere l'aiuto, insomma, una sorta di assegno familiare per i bambini, quindi aiutarli, assisterli anche economicamente in quello che magari è il passaggio nelle tappe scolastiche, e questa quindi è la nostra terza proposta. E in più abbiamo affrontato anche un altro tema. Abbiamo detto all'inizio di questo discorso che sono cambiate proprio le famiglie, facciamo meno figli ma assistiamo genitori sempre più anziani e con esigenze di salute sempre più complesse, quindi ci sembrava doveroso poter pensare, ipotizzare anche un aiuto per quei eventuali periodi in cui dovremmo prestare assistenza ai nostri genitori malati o ai nostri figli in caso di malattie o di ricoveri. E questo, diciamo, era un po' il pacchetto di idee che abbiamo presentato oggi ai colleghi dell'osservatorio.